Buonasera, salsa! Salsa? Mi avete fatto sentire un applauso che, secondo, cioè, che sembrava quasi che non salsa. Cioè, era un applauso un po' come dire dal concetto di musica classica, quelle cose un po' molto eleganti, cioè si vedeva che era un applauso così sentito, però non era proprio l'entusiasmo che dobbiamo condividere questa sera insieme, ok? Vorrei sentire un applauso più che da concerto di musica classica, almeno da concerto di musica rock! So che potete fare di più. So che secondo me salza un altro po', maestro. Secondo me il livello salza un altro. Sì, sì. Un applauso da concerto neomelodico! Qua mi si sono divisi in due, maestro, non so se te ne sei accorto. Qualcuno... C'è stata una parte che ha apprezzato, anche che voleva dare anche di più. Ci sta un gruppetto che voleva arrabbi proprio, ma Doni Bobo, poi invece un'altra metà che di YouTube è breve. Ma questi cofano. La mamma fa stasera loro, ma chissà lo che è arrivato, non hai capito? Poi siamo gente di un certo livello. Io vi ho sentito prima mentre arrivavo sul palco, camminando per i vicoli, stare a tutto volume. Vabbè, facciamo così. Allora, per far sentire tutti quanti a proprio agio, va bene, adesso vi carico io un po' per farmi sentire un applauso come si deve. Vorrei sentire l'applauso di un pubblico che dopo 2 anni e passa, che serate come questa sembravano solo un lontano ricordo. Dopo 2 anni e passa che ci hanno tormentato e continuano a farlo con le brutte notizie, il Covid, la pandemia, la guerra, quest'estate la siccità e poi il maltempo, le inondazioni. Viene su Turrena una fatta di Massasca che sono arrivate le inondazioni, le piogge, stanno facendo i cavalieri. E allora vorrei sentire l'applauso di un pubblico che dopo 2 anni e mezzo di tutto questo, finalmente, questa sera, è riuscito a riunirsi qui in piazza per passare una serata in allegria senza pensare ai problemi. Eccolo, questo è l'entusiasmo giusto. Prolungatelo questo applauso per la mia band straordinaria. E anche Zorro stasera. Mi sono mandato. Band capitanata da maestro Paco Ruggero, che vi ha fatto compagnia. Nonostante il catarro, che tra poco verrà pure a me, guagli, ma fa sempre soffrire da salsa. Cioè, parliamoci, no, anche più. È la prima volta che fa freddo, cioè, era venuto per fa freddo. Vabbè, no, però devo dire, con la giacca si sta bene, maestro. No, vabbè, sì. All'inizio, quando sono arrivato, pensavo che era scrivere letterina di Natale, quindi, forse, invece poi, devo dire, mi sono ambientato. Vabbè, vi è piaciuta questa canzone che abbiamo fatto all'inizio a proposito della band del maestro? Che dite, eh? Ma fatti schifo proprio. Vabbè, lo so che non si chiede, non è, magari vi ho spiazzato un po' perché non è che dici, vabbè, non è che tu canti la canzone e poi chiedi al pubblico se è piaciuto. È vero, di solito non si fa. Però dovete capire, cioè se ve l'ho chiesto è perché dovete sapere che la cosa più difficile per un artista è sempre proprio scegliere come cominciare lo spettacolo. Cioè tu quando scrivi uno spettacolo, no, le cose che vuoi fare più o meno le sai, conosci il tuo repertorio, sai quello che ci vuoi mettere dentro, le cose, no, però poi a un certo punto dici ma come comincio? E quello che è successo a me, io ho cambiato idea un sacco di volte prima di scegliere questa canzone e penso che cambierò ancora. Ecco, e la prima cosa che avevo pensato era stata, vabbè, lo spettacolo si chiama Diffidate dalle imitazioni e quindi magari comincio con un'imitazione, non lo so, lo spettacolo a inizio io potrei essere Tiziano Ferro. No, non ridete, non ricominciate.
perché non sono io che sto prendendo in giro Tiziano Ferro. È proprio Tiziano Ferro che canta così. Cioè, Tiziano Ferro prima di cominciare veramente una canzone si fa una mezz'oretta e cioè lui quando scrive le sue canzoni si mette a telefono che linee erotiche al regista. Sì, no, io lo so perché una volta ero lì presente per caso e quindi ho visto proprio tutta la scena. Funziona così, praticamente c'è lui al telefono, un registratore nell'angolo, lui compone il numero. A un certo punto la ragazza ha detto: ma io mi hai telefonato tu, oggi ti ammati, ma mi stai mandando in confusione. Allora ho pensato che non era il caso di cominciare così. Mi sono detto: ma forse se devo cominciare con un'imitazione magari mi conviene andare su un cantante un po' più coinvolgente, un po' più rock. Potrei iniziare, non lo so, con Giuliano De Negramaro. Ero poco antipatica, allora ho pensato che poteva non essere il massimo cominciare così, per cui ho accantonato anche l'idea di Giuliano De Negramaro. A un certo punto mi era venuta una cosa in mente che mi era sembrata una genialata. Mi sono detto: ma se devo cominciare con un'imitazione, faccio proprio un travestimento, mi vesto e mi trucco da donna, che la gente non mi deve nemmeno riconoscere. Lo spettacolo ha inizio e io sono Giusy Ferreri. Anzi, io direi che se siete d'accordo entriamo nel vivo dello spettacolo accogliendo qui sul palco il primo degli ospiti di questa serata, perché non è stato tanto pubblicizzato questo fatto, ma devo dire per umiltà del sindaco, ma dovete sapere che qui l'amministrazione comunale questa sera ha speso una bella cosa nelle sorti, perché oltre a me ci sono degli artisti, dei cantanti nazionali e non solo, perfino internazionali, qui a Salsa questa sera per voi, quindi badate bene, sindaco, comunque sabato. E allora se voi siete d'accordo io accoglierei proprio su questo palco il primo di questi ospiti, per cui mi assenterei per una decina di minuti, forse anche più, perché mi sa che ne sono arrivati due insieme. E a fare gli onori di casa al posto mio vorrei che lo accoglieste con un fortissimo applauso. Sarà lui, Vincenzo De Onestis! Buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera! Grazie! Signori, sono davvero molto emozionato perché il primo artista che sta per salire su questo palco è davvero big della musica italiana. Lui è un artista appunto straordinario, incredibile, ma forse l'aggettivo che meglio descrive è istrionico. Lui sul palco riesce a fare qualsiasi cosa, lui canta, balla, recita e non solo, e questo lo vedrete. E allora accogliamolo con un caloroso applauso il maestro Massimo Ranieri! Il cuore mio non dorme mai, so che un'altra adesso sei, non andrà dicendo che ama un uomo sposerai, ma si in fondo al cuore tu, c'è un ragazzo solo io,
addirittura. L'espressione in mano all'aperto, alza applausi. Ma chi non è forma per te, è grandioso. Non devo più pensare a te. Ma come fa? Sono sangue, sono io. Pure al primo passo stai con me, io impazzisco senza te. Grazie di cuore, grazie! Insuperabile! Grazie a tutti voi, veramente di cuore! Immenso! Grazie! 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 Che grande artista! Grazie. Che artista unico! Meraviglioso! Veramente, guardi maestro, è stata veramente una grande emozione vederla esibire mentre faceva cose praticamente inutili come addominali, flessioni e dunque anche stretching a quanto vedo, maestro. Sì, prego, mi presto molto volentieri. Beh, credo che sia doveroso. Ecco, che grande onore averla qui, maestro. Terminata la scheda? Perfetto, allora io direi di iniziare subito l'intervista. Ah, ecco, mancava l'ultimo esercizio, benissimo. Dicevo, iniziamo l'intervista, caro maestro Ranieri, che ho preparato accuratamente per lei. Partiamo dalla prima domanda. Dunque, maestro Ranieri... Mi ricordo quando ero piccolo, ero poverissimo. Maestro, non ho fatto la domanda. Ero talmente povero... Non mi ha dato il tempo. Che sono nato in una grotta, al freddo e al gelo. Come in una grotta, scusi? Era una grotta... nei pressi di San Serpino. Ah sì? Immagino, il freddo è qua. Al freddo, al cielo, non avevamo la corrente elettrica, eravamo illuminati da una stella, a Napoli la chiamavamo cometa. Si chiama cometa ovunque, comunque. I miei non avevano nemmeno il denaro per una culla, perciò mi poggiarono in una mangiatoia. Mi ricorda qualcuno, eh? Ricordo ancora la folla che venne a trovarmi. Pastori, pescatori, zampognari. Si fermarono tutti all'esterno della grotta. A Napoli lo chiamavamo fuori grotta. Ma come fuori grotta? Nonostante fossi appena nato, ricordo perfettamente che non riuscivo a prendere sonno. Come mai? Proprio perché questi zampognari fermi lì fuori intonavano continuamente un canto. Sì, tu scendi dalle stelle, cantando. Ciao, dato magione, ma la vita, che adesso cosa sai, stasera... Ma scusi maestro, non ho capito, cioè gli zampognari che cantavano guapparia, mi sembra un tantino improbabile, insomma, ecco. Che c'è? Il bacio è l'apostrofo rosa tra le parole Tam ed Morrison. No, complimenti per la citazione, davvero colta, meravigliosa, bella. Però cosa c'entra con il racconto di prima? Le pillole di teatro. Ah, è sempre bello darne. È vero, maestro, poi da lei sempre gradite. Maestro, l'intervista, ricorda che avevo preparato questa intervista per lei? Allora io direi di iniziare subito. Dunque, maestro Ranieri, io dicevo, partiamo da... Ricordo quando ero piccolo. Ero poverissimo. Ma lei non accetta domande. La mia famiglia era poverissima. Eravamo talmente poveri che erano le formiche che portavano le briciole a noi. È possibile, maestro. Ricordo che non mangiavamo mai, eravamo sempre affamati. Eravamo talmente affamati che la domenica in chiesa chiedevamo il bis dell'ostia. Non si può chiedere il bis dell'ostia in chiesa, scusi. E così, per pagarmi le lezioni di canto, ho dovuto lavorare. Io ho sempre lavorato. Grande lavoratore. Ho fatto i lavori più disparati. Ho fatto il meccanico, il barbiere, il macellaio, il panettiere. Ho fatto praticamente tutti i lavori che esistono. Complimenti. Ricordo per un periodo ho fatto anche l'aiutante di Babbo Natale. Sì, in Lapponia magari, no? Ricordo che il mio compito era quello di prendermi cura delle renne più piccole. A Napoli le chiamavamo le minorenne. Ma insomma, ma che aneddoti ci sta raccontando della sua vita? Solo tempo che mi stai facendo perdere!
Aressa Sparamocca, Oscar Wilde. E Comorra, scusi, che c'entra Oscar Wilde? È una citazione di Comorra, maestro, ma andiamo. L'intervista, ricorda? L'intervista che ho preparato per lei, insomma, ecco, allora, me la concede? Grazie di cuore. Allora, maestro, io sono davvero un grande amico. Ricordo quando mi lavorai per la prima volta. Avrò avuto sì e no 15 anni, ero un ragazzino. E a quei tempi... ero poverissimo. Ci avrei giurato, eh! E così ricordo che mi inventai un nuovo lavoro. L'altro. Facevo dei vasi di terracotta che poi rivendevo al mercato. Che bello! Sì. Bel lavoro! E la mia fidanzatina era sempre con me. Sì! Sì, eravamo inseparabili, era il mio primo amore, stavamo sempre insieme. Allora, anche quando facevo i miei vasi, lei era lì con me. Sì. Si sedeva sul vaso. Io dietro di lei la cingevo con le braccia ed insieme plasmavamo la creta che girava sul tornio. Maestro, my darling, I have vorrei. Io non si tocca, maestro, non si tocca, che fa le prima tempeste ormai. Non si fa. Comunque, maestro, ma era tutto meraviglioso. È una scena di Ghost. Finché un brutto giorno morì. Lei? No, lei morì. E chi morì? Io morì. Ma com'è possibile, scusi? Poi dopo 3 giorni sono tornato. E festeggiamo la Pasqua, grazie al maestro Massimo Ranieri. Ma insomma, maestro, ma che cosa ti sta raccontando? Aiza! Che pubblico colto. Scusi, ma come? Come? Hanno subito riconosciuto l'opera, guarda, incredibile. No, ma scusi, ma di che opera sta parlando? Si vede che il pubblico di Salsa è un pubblico educato al teatro, bravo. Sì, mi compiaccio, veramente. Conoscono i testi teatrali proprio a menadito. Ma senta, ma come? In che senso? Appena iniziato la citazione, allora hanno continuato. E l'opera che stanno declamando, no? L'opera. E allora, visto che siete degli amanti del teatro classico... Perché questo è il teatro classico! Lasciate che io declami per voi questi intramontabili versi. Beh, sentiamo, sentiamo il maestro. Prego. La lampadina, maestro. Aita, aita, aita! Ho capito che la sapete, la devo dire io, però. Però guardi, maestro, posso dire, è bella questa partecipazione. No, certo, sì, io apprezzo molto, però. È bello perché mi hanno partecipi. Mi hanno spezzato la concentrazione. Quindi hanno spezzato. Perché sono versi importanti. Sono versi impregni di significato, capito? Giusto. Sono versi ermetici. Ermetici. Profondi, intimi. Criptici. No, criptici. Comunque, vi prego, non mi distraete, perché sennò... No, non distraete il maestro. Ristabiliamo il climax. Oh, benissimo. Ecco. Avvitalo. Aiza, aiza, aiza! Prendilo! Acala! Acala! Accosta! 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 A salute nostra! William Shakespeare! Ah, William Shakespeare! Era l'autore dell'opera, certamente! Shakespeare, un noto alcolizzato che tra un bicchiere e l'altro magari scrisse questi versi. E sai per quale opera? Quale? Macbeth! No! Questo è per chi veramente conosce il teatro. La prego! Ma ogni modo, come dicevo, dopo 3 giorni ritornai, è inutile che te la cavo, su Cancoppa! È la televisione! Come dicevo, ragione, secondo te passi o non passi? È meglio se non passi, ma se passi è inutile abbassarsi, insomma. Come dicevo, dopo 3 giorni ritornai da lei e per farmi perdonare
per il piccolo contrattempo. Scusi, lo chiama contrattempo? Ma che sarà mai? Ma scusi, una morte, credo. Una morte. Mazzetto. Per lui le portai in dono un mazzo di rose. Maestro, lei rischia una commozione cerebrale. Più piano. Rose rosse. Cioè tutto questo racconto perché alla fine doveva cantare Rose Rosse. E allora godiamocelo. Massimo Ranieri, applausi! Rose Rosse per te, comprato stasera. Diamoci la perfetta. E il tuo cuore lo sa. Quando il pubblico va via e non si presta la massima attenzione, ma vi garantiamo che per organizzare questi eventi, queste feste, è molto importante ringraziare chi è riuscito a organizzare tutto questo. E allora facciamo un grande applauso al sindaco e all'amministrazione comunale di Saltelpina. Applauso forte, applauso forte. E un
applauso fortissimo al Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie. Applauso forte. Grazie a voi per averci voluto qua. Grazie. Il secondo ospite della serata è un artista davvero molto particolare, un artista trasgressivo, un artista provocatorio, un artista direi camaleontico, che riesce a stupire ad ogni sua performance. Non a caso ci ha abituati a dei quadri a dir poco spettacolari. E allora, signore e signori, qui alzata Irpina Achille Lai! Ma come sei vestito? Che cos'è? Questo è il mio nuovo quadro. È un riferimento culturale. Ah. Una citazione colta. Non l'hai colta? No. Signorante. Scusami, abbi pazienza. Questo è il ritratto del celebre scrittore italiano Pasquale Topo. Pasquale Topo? Detto Lino. Ma dai, ma veramente? Lino Topo è passato alla storia per le sue celebri opere letterarie, come ad esempio la famosissima ode Il Cinque Formaggio. Sì, famosissima. Oppure il noto romanzo Fogne d'autunno. Fogne d'autunno. Sì, un romanzo utopistico. Ecco, esattamente. Lino Topo fu un intellettuale controcorrente. Pure. Un precursore dei tempi. Tra le varie curiosità che possiamo raccontare su di lui, per esempio, sì, c'è il fatto che lui è stato il primo a festeggiare il giorno del suo onomastico non per ricordare il proprio nome, bensì il proprio cognome, Topo, diventando così a tutti gli effetti l'inventore della toponomastica. Ma è un'altra cosa la toponomastica, Lau, non c'entra niente. Il Topo non fu sempre uno scrittore. No. No, anzi, no, per lunga parte della sua vita fece tutt'altro. Fu un imprenditore. Ah. C'aveva una fabbrica. Sì. Il Topo faceva i cartoni. Il Topo ci sta un giorno ebbe un raptus. Ecco, sì. E decise di abbandonare la vita che non gli piaceva. Perciò chiuse la sua fabbrica e decise di darsi alla scrittura, che era la sua vera passione. Sì. Ma non solo, no, prese anche un'altra decisione molto importante. Quale? Quella di trasferirsi in Cina presso un suo lontano parente, tale Mao Zedong. No, no, non ti prego. Ho scelto di ricordare Lino Topo
questa sera nella mia performance perché la sua vita ci ricorda appunto che non è mai troppo tardi. Lauro, ma quale filosofo, quale scrittore, quale imprenditore? Sei vestito da Topolino! Ci sono cascati di nuovo, oh sì sì, ci sono cascati di nuovo. Anche trasformista, veramente un artista completo. Allora Lauro, veniamo a noi. Io volevo chiedere, ma che hai? Non trovo più l'uscita. Ma l'uscita? Lauro, non sono tende, sono capelli questi. Lauro, fermati un attimo. Lauro, perdi l'equilibrio così. Allora, fermati. Ecco. Concentrati. Oh, meglio? Oh, sì, oh sì. Finalmente. Allora, pista difficile da gestire. Oh mio Dio, sì, certo. Allora, Lauro, veniamo a noi. Io... Oh my God. Ecco, sì. Allora, io so una cosa. Io so, caro Lauro, che tu hai un grosso featuring tra le mani. Perché mi hai spiegato mentre mi cambiavo? Ma quando fai? No, allora, attenzione. Ma Andrì! Lo sapevo che andava a finire così. Allora, no. Ho capito a te. Che hai capito? Allora, chiariamo una cosa. Allora, un grosso featuring in gergo musicale è un'importante collaborazione. Questo è il featuring. Sì, in effetti... È da diversi giorni che mi sento una pezza. Ah, sei stanco? No, chi ha detto che sei? Tu l'hai detto, mi sento una pezza. Beh, il cinto. No, io dico mi sento una pezza nel senso. Una pezza quella che tu ti senti, non so, col cuffio. Col cuffio. Oppure non lo so, nella radia, capito? Nella stereo. Come parla? Oppure che canti mentre stai sotto il doccio. Capito? Una pezza, una brana, un canzono. Ah, pezza! Tu hai detto pezzo! Tu hai detto pezza! È uguale! Non è uguale! Pezzo è maschile, pezza è femminile! Oh, ancora fa sei distinzioni! Come, Lauro? Che è sta roba? Oh. Sta roba è la lingua italiana, questo Lauro! È matto, maschile e femminile! Queste sono discriminazioni! Oh, siamo nel 2022! E allora? Ma noi dobbiamo abbandonare questa visione... Ancestralmente sessista. Esagerazione. Dobbiamo uscire da questo assolutismo di genere. Ma come? Non esiste maschio, non esiste femmina. Non esiste. Come dice anche il noto pensatore orientale. Quale? Dokoyo Koyo. Non esiste Dokoyo Koyo. Che è uguale. Ma... Adesso non è più così. Ma come no? Oggi è uguale. È uguale. Oggi bisogna essere liquidi. Oggi bisogna essere liquidi. Sì. Che significa? Come che significa? Devi essere liquido, come acqua che scorre. Stai scorrendo? No, spero di no, ma sarebbe un problema la vita. Devi essere come me. Ah. Io non ho sesso. Io sono liquido. L'altro giorno mi sono scopato un succo di frutta. Cosa? Per farti capire quanto sono liquido. Scusami, ma un succo di frutta? Oh sì, sì. A che gusto? Per sapere, no? Caroto. Carota. È uguale. Ah, è uguale. Non pietra sto concetto, non mi pazienza, è un po' troppo. Non devi discriminare, è uguale. Uguale. Domani famo la mucchiata. Pure. Con l'ace. No, dai, Lauro. Allora, scusami, però tu hai anche dichiarato in pubblico che non avresti fatto più queste cose trasgressive. Ci sono cascati. Ma che è?
Laura, per favore, allora veramente cerchiamo anche di dare un senso, perché io capisco tutto, però non bisogna. Un'altra volta. Lauro, ma come si risolve sta storia? Lauro! Ma che fai? Non so, mi parlo Raffaella Carrà. Appunto! Lauro, cerca di fermarti un attimo. Ecco, ci sei? Sì. Oh, finalmente, veramente. Un artista veramente difficile da gestire. Allora. Lauro, oh my god. Allora, Lauro, cerchiamo di continuare questo discorso di prima. Allora, Lauro, parlavamo, come detto, di questo ufficio. Veramente impossibile così, eh? Ma che c'è? Ma c'è sta quel tipo che mi guarda. Il tipo? Ma che tipo? Questo in prima fila. Questo in prima fila, signore. Pelatoni. Il? Questo bel pelatoni. Il signor, allora, questo signore è molto distinto, già che cravatta, tra l'altro. Quindi... mi guarda, mi sta guardando. Ho capito, che mi sta guardando. Come stava guardando? Infatti si è tolto subito. Ma scusa, come ti devo? Puoi vedere i tatuaggi sotto la maglietta. Ma quando mai? Malandrino! Ma che malandrino! Che poi c'è anche la moglie, penso, no? E c'è la moglie a fianco. E vabbè, signor, si preoccupi, è liquido. E come è liquido? Ma come? È liquido. Ma come è liquido? Anche lui è liquido. Perché è all'avanguardia, bravo. Ho capito. È al passo con i tempi, bravo. Ma vabbè, ma ho capito, ma non mi sembra il caso, insomma, di fare insinuazioni. Invece è evoluto. Ma è evoluto, ho capito. Ma possiamo andare avanti? Tu non mi guardi con stesso sguardo suo. Ma meno male, perché sei arretrato. È arretrato, va bene così, voglio stare arretrato. Allora, Lauro, parlavamo di questo featuring, di questa collaborazione. Allora, sì. Puoi dirci qualcosa in più? Per motivi di privacy non posso svelare il nome dell'altro artista, però posso dirvi che usciremo insieme e ci sarà un vinile. Questo lo posso dire. E poi basta. No, dai, però per gli amici qua, insomma, uno spoiler. Vabbè, allora posso dirvi che funzionerà così. Sì. Praticamente, prima io mi farò il lato A. Dai. E lui si farà il lato B. Mamma mia. Dopodiché, lui si farà il lato A. E io mi farò il lato B. Ma quindi non cantate insieme? E chi ha parlato di cantare? Allora, Lauro, tu hai detto che c'era un vinile. Eh sì, in sottofondo. Io sono romantico, capito? Metto sempre un disco in certe circostanze. Lauro, ma che collaborazione è? Ci si incassiamo. Sì, sì, ci si incassiamo. È il quadro di Achille Lauro, attenzione signori! Eccoci! Ci siamo! È giunto il momento! L'ora X per i grandi artisti! L'ora XL per gli artisti ancora più grandi! La tragedia, la commedia, gli opposti che si attraggono, Alfa e Omega, X e Y, e H&M. È una marca H&M! Ricordati! Elevati nella mente, Lauro. Elevati nello spirito, sempre il caso. Elevati dai coglioni, sto lavorando. Non è quello. Arriva. Elevati i cazzini se ti metti i sandali, ricordati. Come Mercurio, come le ali di Cupido, trafitte. Come le alette di Apollo. Strafitte, impiccati nella carne, come una rosa piena di spine che ci trafiggono la pelle e la carne, il petto e la pelle del petto, della carne, della pelle, della pelle di una palla di pelle di petto di pollo, di una palla fatta da pelle. Dio d'Apollo, Dio benedica la palla di pelle di pollo, e così sia. No, oddio mio! Basta così.
Lauro. Come sei brutto. Lauro, scusami, ma questa è una filastrocca. She's in Cascano. Oh, sì, sì, she's in Cascano. Oh, fanno spesso una domanda, mi chiedono perché io non ho scelto di fare il cantante nella mia carriera, ma ho pensato di fare il comico. E, in effetti, beh, al di là del fatto che questa cosa in realtà, se vogliamo dirla tutta, era vera fino a un paio di mesi fa, perché proprio un paio di mesi fa è uscito il mio primo singolo da cantante, approfitto per dirvelo, se non l'avete ancora ascoltato, magari fatelo, lo trovate su tutte le piattaforme digitali, su YouTube, si intitola Sempre con me. Quindi magari dategli un ascolto, fatemi anche sapere, scrivetemi se vi è piaciuto. Ma al di là di questo, c'è una verità in questa domanda, perché mi sono deciso effettivamente un po' tardi a dedicarmi alla musica in maniera seria. E la risposta a questa domanda è che io, per tutto questo tempo, avevo pensato di non poter fare il cantante perché sono nato sano. Questa cosa mi ha... Sono nato sano. E che significa, scusa? Che non ho particolari, come significa? Non ho problemi, non ho particolari. Ma anche gli altri che cantano. No, fammi parlare, sennò mi interrompe così, sembra che sto dicendo una minchia. Ha un suo senso quello che sto dicendo, perché la verità è che se tu vuoi fare il cantante, devi avere una riconoscibilità, no? Devi essere particolare, così quando canti la gente subito ti riconosce. E quello che forse voi non sapete è che le particolarità anche dei più grandi cantanti, anche a livello mondiale, spesso derivano da piccoli problemi di salute, non posso neanche dire malattie, delle piccole cose, disturbi. Vabbè, vi faccio degli esempi così ci capiamo meglio. Una leggenda della musica mondiale come Elvis Presley, ok? Lui cantava così, per esempio, perché soffriva di narcolessia. Per chi non lo sapesse, la narcolessia è un disturbo che praticamente ti fa addormentare da un momento all'altro, così all'improvviso. Lui ne soffriva e questa cosa lo faceva cantare così. Maestro, mi fai un pezzo di Elvis? Cioè, lui era lì, no? Wise man said, succedeva magari che qualcuno lo chiamava, no? Così. Elvis! E non c'ho scattare questa manetta, ci davano indo suona, lì proprio si pensa su un anno. Ma ci sono cantanti che hanno problemi anche un po' più invadenti di questo.
a proposito, ho visto qualcuno che sta facendo dei video con il telefono. No, li potete fare, non è che è un problema. Potete anche mettere qualche storia se volete. Certo, se pubblicate tutto lo spettacolo vi arriva una querela. Ma no, perché? No, è vero, è vero. Io non perdono. No, però no, quello che volevo dire è che sto per dire una cosa un po' più intima, un po' più privata, quindi magari questa cosa qua che sto per dire non la pubblicate se potete, perché è una cosa. Antonello Venditti soffre di emorroidi, capito? È una cosa un po' delicata. No, io sono sicuro che voi non l'avrete mai notato, ma da adesso in poi, ora che vi dico questa cosa, fateci caso. Quando lo vedete in televisione che lui canta e suona dietro al pianoforte, notate, lui non si appoggia mai veramente sullo sgabello, rimane sempre 3-4 cm più su, capito? Sospeso, ma così. Poi chiaramente ogni tanto ha bisogno di far riposare le gambe, quindi di tanto in tanto si deve appoggiare, e questa cosa lo fa cantare così. Ma se non fai un pezzo di Venditti. Quanto sei bella Roma, quando è sera. Io sono sicuro. Notatelo. Lo fa in tutte le canzoni e non una sì, una no, sempre, perché è un continuo. Fanno un'altra qualsiasi. Un'altra qualsiasi. Andiamo solo prima e poi. Da te prima devi notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via. Sono anni che il suo medico personale sta cercando di convincerlo. Antonio, tu che operare? È un chirurgo napoletano, io conosco. Antonio, tu trovo un buffaccio nindro. Tu stai arrivando a un punto di non ritorno, intervenimo mo, se no lui no, ma quando mai può? Va a finire che mi cambia tutto il modo di cantare. Mi sarà saltato mentre parlava a te. Ma posso andare a toccare chiunque, posso prendere come esempio anche il più grande di tutti, la leggenda, the king of pop, Michael Jackson. Sì, perfino Michael Jackson non avrebbe cantato come cantava se non fosse stato un soggetto allergico. E non mi dite che non vi siete mai accorti che Michael Jackson quando cantava si sentiva che soffriva con l'allergia, perché è impossibile. Maestra, mi fai un pezzo di Michael, per favore? Questo fatto è impossibile, ma non è finita, perché anche il suo stile di ballerino, i suoi passi, il moonwalk, il suo passo più famoso è nato grazie a questo problema di allergia alla polvere che lui aveva in particolare, perché praticamente è andata così. Mi fate un po' il giro di Billie Jean in sottofondo? Ok. La scena è stata questa, praticamente lui, essendo allergico alla polvere, era per esempio a casa pulita. E quindi ogni momento era opportuno per spolverare. Per cui quando lui era a casa e si ripeteva le sue canzoni, allo stesso tempo si metteva in pattini e cercava di spolverare il spogliatoio. E quindi è nato. Ma potrei andare avanti per giorni su questa roba delle malattie, dei cantanti, delle cose, però chiudo con l'ultimo esempio. Ce l'avete presente, Mika? Sì. Ah, ok. No, pensando Mika o uno scusolino. No, mi sentivo indeciso. Allora, Mika Loro Vaglione c'ha un problema ancora un po' più invadente di quello di Venditti, perché
soffre di un disturbo che ha un nome scientifico molto complicato, ma viene comunemente definito il problema del testicolo in ascensore. Ora, non ridete. Non ridete perché non l'ho inventato io, è una cosa che esiste davvero. E vi sto anche divulgando delle verità scientifiche in questo momento, non mi credete? Vabbè. Ci sono dei medici in platea, qui in piazza, che possono alzare la mano e confermare che ho detto una cosa vera, che non l'ho inventato? Nessuno? Vabbè, allora, qualcuno che ne soffre può alzare la mano? No! Confermare che ho detto una cosa vera? Eccolo, uno, due, tre, qua, almeno 12 ne ho contati, ragazzi. Vabbè, comunque. Si respira dell'omertà qui a Salsa, vabbè, non fa niente. Tra l'altro è una cosa di cui non vergognarsi, perché è una cosa che non comporta nessun problema, nessuna conseguenza particolare. Praticamente che succede? Quando tu soffri di questa cosa, del testicolo in ascensore, succede che il testicolo a un certo punto, come dire, abbandona la propria area di competenza, esce un po' fuori da semanato e comincia a salire verso l'alto, poi magari ritorna giù, poi così all'improvviso risale, scende, per questo viene detto in ascensore. È una cosa che, come vi dicevo, non comporta nessuna conseguenza, se non fosse che nel caso di Mika ha caratterizzato in maniera inconfondibile il suo modo di cantare. Vi faccio sentire come. Maestro, ci sei? Allora, per intenderci, facciamo che io adesso con il dito vi dico proviamo la censura, diciamo così, ok? Quando solitamente quando lui parte, insomma, è tutto normale, no? L'ascensore sta piano terra e va tutto bene. È successo che un giorno si è bloccato l'ascensore quarta via. E quel giorno sono nati i cugini di campagna. Scema, ma mezza tu, ma perché? Perché tu fai questi sacchetti così all'improvviso? Ho fatto una sigarettina. Ma non la dovevi fare, no? Era concordato? No. E allora non la dovevi fare? Vabbè, ma è una musichetta. Mi scateni il ballerino che è mica, io non... Francesco Cicchella, 34 punti! Lo fa apposta. Lo fa apposta perché lui sa che il mio sogno nel cassetto è andare a ballando con le sedie. Lui lo sa. E non mi fa sti cose che può, sa che ma... Capito, ma casa e faccio quelle cose che fanno... No, a parte gli scherzi. Io veramente vorrei andare a ballando con le stelle, però... Cioè, non per il programma. Sì, il programma è figo, è divertente, sarebbe molto, molto bello andare così da professionista, ma non è quello il punto. Io pagherei per andare a ballando con le stelle per un solo motivo. O Svizzi conoscerà chi si che fa Guglielmo Marietta! No, piacere, che facci te? Io non lo so se è mai stato inquadrato, perché non ho visto tutte le puntate, però ogni volta che segue il programma mi sento a chi si che fa Ivan Zaccheroni! E succede che automaticamente io me lo immagino nella vita di tutti i giorni. Cioè, avete mai pensato a questa cosa? A me questa cosa mi fa morire, mi fa impazzire, perché io mi immagino, non lo so, la mattina chi si sceglie? La moglie romana fa spesa, per dire, le scene del quotidiano, vado a fare spesa, lui va dal salumiere, il salumiere fa, scusi, non ho capito, che ha detto, quanti etti di prosciutto cotto? Quattro! A chi? Cioè, capite cosa può succedere? Io pagherei, sarei un'altra presa a Kiss per vedere tutto quello che c'è. Immaginate Kiss quando ha dato un numero di telefono a Coccolù. Due, nove, otto, quattro, sette,
per un totale di... Che poi fa fototale, è abituata così. Una volta che hai 5-6 numeri di fila da fototale, che va in automatico, capito? Vabbè. Questo non c'entrava niente con lo spettacolo, è stato merito del maestro Paco Ruggiero! Che applauso, io. Che applauso! Però devo dire che in qualche modo abbiamo involontariamente introdotto il prossimo ospite, perché anche lui è un italo-americano, come presumo sia questo signore di Ballando con le Stelle. Non lo conosco, voi lo conoscete meglio, sapete se è italo-americano? Beh, penso di sì. Vabbè, le ipotesi sono due: o è un italo-americano o non sa pure cagare. Se non sei italo-americano non è che uno fa catch a speed. Ma già vendicato fa? Al privato di mangia vendicato. Comunque, stavo dicendo che anche il prossimo ospite è un italo americano e lui sa che io lo faccio, perciò se... io mi preoccupo. Non ti preoccupo, aspetta che dura ancora un po'. Il prossimo ospite, mi fa parlare con il pubblico. Prego. È un italo americano, in particolare è nato e cresciuto in Canada, però ha origini italiane, abruzzesi, è diventato una star mondiale riportando alla luce i cosiddetti standard, il repertorio di Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin, lo Swing, vabbè, avete capito, insomma. Avete capito o no? Sì, sì. Dai, ti dino d'angelo, no? Avete capito? Sì. Ok, allora, se lo avete capito, adesso vengo a verificare. Facciamo così, maestro. Adesso vado un po' tra il pubblico. Però mangia mettere la giacca, perché ti fa un po' freddino. No, perché fino a mom se mi stavo muovendo, non accusavo. Mo mi sta trasendendo all'osso. Allora vengo un po' fra di voi, ecco, mentre metto la giacca scendo, così mi trovo qualcuno di voi che mi fa da presentatore per il prossimo ospite. Ah, adesso arrivo così. Ah, vengo un po' più... Vi godo anche un po' la vostra presenza, sto un po' qua in mezzo a voi, che belli che siete, eccoci qua. Allora, mi cercate un po'. Sembra che lei mossa cosa. No, che guardandoti da qui, no, sembra un po' il Maurizio Costanzo. Perché? No, quello che sta Maurizio Costanzo scende tra il pubblico, il titolo. Ah, che va a fare? Quello che va a fare l'intervista, quindi mi da qui e sembrava benvenuto. Capite quello che pensa? Ma no, no, mi piace, mi piace questa cosa, perché sono la sera che la bella. Mattina, 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 un'altra settimana, una vinta di tanto ciò. Vai, Nemo! Andando, e non si allargando, per chiedo scusa, non sentivo da qui, troppo le cuffie, le cose non sento. È infinita questa sigla, non finisce mai. No, ha ragione, chiedo scusa, non l'avevo sentita. Che zampe della colonna. Come no? No. Allora, io vorrei parlare un po' con il signore qua, Anzi, Buonasera. Ci dica il nome? Francesco. No, il nome del cantante. No, beh, c'ha ragione, c'ha ragione, c'è stato un equivoco. Ma dove l'ho capito, dai? Io sto facendo questa cosa qua. Avevo detto però, che volevo che uno di voi mi presentava il prossimo. Quindi dicevo, ci dica il nome del cantante. Vabbè, non fa niente. Facciamo pazzi, facciamo conoscenza. Ci dica il nome? Francesco. Ha detto giusto, no, ho detto facciamo conoscenza. Cognome? Barile. Marie? Barile. Ah, Barile, ah. Come il vino. Ma sa che non è un caso. No! Ah, guarda lo vedete, che si sta stringendo in mano. Che cosa c'è? Ah, non lo vedi. Ah, ecco. È venuto già sistemato. Da casa. Già armato. È partito così. Ho
disca. Cioè, e si chiude un cerchio così. Barile il banista. Ma per lui o per gli altri lo fa? Il maestro lo prego, è già difficile. Dove? Fortunata. Fortunata. Come? Fortunata. Ah, ho capito. È l'unica cosa che avevo capito. Beh, il famoso? Sì. Complimenti. Ah, mamma, breve intervista. Lei va quinta? Lei va quinta? Come no? Lo vedo sudare. Ma perché ride? Beh, perché ride? Ho beh, perché domanda... ride è una domanda in più. Lei solitamente va quinta o va quinta? Lei va quinta? Si sta ponendo delle domande. Questo non esiste. Ma è vivo? Ma è ancora vivo questo scusa? Da tutto sudato. Sembrava una via crucis. Allora, questa sera a Maurizio Mizzanzo Show abbiamo Francesco che si racconterà la sua storia. Ci racconterà come sono cominciati i suoi problemi con la droga. Ma no, no, ma prego, no. Perché al Maurizio Costanzo si raccontano sempre quelle storie, capito? Beh, sì, un po' drammatiche, un po' così. Però non prova nessuno. Vabbè, almeno ci troviamo una giustificazione. Perché? Che droga, eh? Che droga. Vabbè, no. Allora, facciamo un applauso a Francesco perché io ho approfittato della tua simpatia per scherzare, ma adesso facciamo sul serio, Francesco, perché mi devi presentare il prossimo ospite. Come solo tu puoi fare. E qui si chiama. Ho capito tu. Non si ricorda. Come? Sì, chiamo. È vigile, è presente. No, ma non è vigile. Non l'orecchio, ok? Signore e signori, a voi Mago. Vabbè, Mago. 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 Dove? No. Dove? Ecco! Francesco, non ci rimanere male perché devo dire la verità. Non sei l'unico che sbaglia questo nome, anzi, devo dire che io ho capito una cosa che almeno qui in campagna, ragazzi, io ci capito mai con Bublé, una cosa difficile da dire. Cioè, non c'è mai uno che dice Michael Bublé, cioè sempre Michael Dublé è il più gettonato. Poi c'è sta Michael Dupré, Michel Bollé, una volta Michael Bouquet, è un cantante che si matrimonio. A fine concerto se lancia più chiap si sposa Michael Bouquet. Ma il campione imbattuto ad oggi resta ancora lui, un signore della provincia di Caserta che detiene ancora oggi il titolo con Michael Dublé. Voi capite che non li ho inventati io questi nomi, ovviamente non avrei mai avuto questa fantasia, per cui Francesco non ti preoccupare, sei andato benissimo. Però io adesso ti chiederei, io non metto in dubbio che tutti quanti voi sapevate perfettamente che si dice Michael Bublé, cioè la pronuncia proprio esatta, però così, per sicurezza, al mio tre, lo diciamo tutti quanti insieme, così io questa sera tornando a casa potrò essere felice pensando che le persone che sanno dire Michael Bublé nel mondo si stanno moltiplicando. Un giorno lo sapremo dire tutti. Al mio tre, uno, due, tre! Michael Bublé! Mille punti, yeah! Mille punti, allora fatemi un applauso! E siamo pronti per accogliere proprio lui, il grande erede di Frank Sinatra, il crooner più affascinante al mondo.
un uomo con una voce meravigliosa che farà innamorare tutte le signore che sono qui in piazza, ne sono sicuro. Signore e signori, anzi, ladies and gentlemen, Mr. Michael Bublé! Spider-Man, Spider-Man, whatever a spider can, spins a web, catches things just like flies. There I got one. Comes the Spider-Man, but has a strong western mind. He's got pretty exit claws, and he swam from a cliff. Take a look over here. Here comes the Spider-Man. And I sing a mother choir. Dotato davvero di un grande fascino, dotato di un indiscutibile savoir-faire, ma soprattutto direi un uomo dotato di tanta tanta eleganza. Io adoro questa eleganza, la prego. Come sapete, Michael parla in americano, però tranquilli, traduco io in italiano, mentre Michael riceve le mie domande tradotte tramite il suo auricolare personale. Io provo a parlare anche un po' italiano. Quindi qualche parola in italiano? Poche parole in conoscio. Oh, benissimo. Allora vogliamo salutare il pubblico. Grazie ancora, no? Okay. Everybody. Buonasera a tutti. I'm friend of here. Sono molto felice di essere qui. Guys, tra tutti questi signori simpatici. I'm ready for chicks. E belle fighe. Yeah. Come belle fighe? Ha detto belle fighe. Hey, fama fa, don't worry. Ha detto fama fa. Ma scusi, problema, ha finito. Alla prego. Allora, iniziamo subito. Okay. Io so, caro Michael, che lei è canadese, giusto? Yes, it's true. It's true. Sì. Yeah, sì, ecco. Vero. Esatto. Vero. Esatto, sì. Io avevo una casetta piccolina in Canada. Con vaschi pesciolini, tanti fiori di latte. Sì. E tutte le ragazze che passavano di là. Dicevano che bella la casetta in Canada! No, ma le facevo! È una fissazione, la problema, la prego! Ma tutte quante! La prego, nel caso di dire queste cose. Allora, quali sono i suoi cantanti internazionali preferiti? Oh, well, I love Mode, Depeche Mode. Michael ama il famoso gruppo Depeche Mode. No, but many artists love them. E dice che molti artisti amano i Depeche Mode. Yes, yeah, sì, Shakira love Depeche. In effetti. Ma senta, come... What are you laughing? Come glielo spiego adesso che è complicato? Vabbè, facciamo una cosa, vado avanti e meglio. Ok, Jennifer Lopez love the page. Vado avanti. Cristiano Maggioglio. No! La finiamo, la prego. Maestro Paco Ruggiero. No, che maestro? Allora, andiamo avanti. Allora, ci dice quali sono i suoi cantanti internazionali preferiti, la prego, seriamente, magari. Oh, I'm serious. Ah, quindi è serio? Yes, of course. Ah, quindi le piacciono proprio? I like two groups. Ah, amo due gruppi. Depeche Mode e poi? And Bee Gees. Ah, i Bee Gees. Fantastico. Ma senta, esiste una tecnica per cantare così? La mutanda stretta. E funziona? Perfetto. Perché tu fai... Interessante. No, che cosa? Non voglio provare. Ma simpatica. Non voglio imparare la tecnica. No, ma sarà anche doloroso poi. No.
Altrimenti viene infatti di mica. Allora, senta, comunque è sempre molto simpatico, davvero, molto divertente. Ma me la togli una curiosità, ecco, noi siamo in questo paese che si chiama Salza Irpinia, in provincia di Avellino. Ma io volevo sapere in generale se lei conosce e le piace la nostra Campania. Oh yes, of course. Sì. Yeah, I love Campania. Amo la Campania. I know Campania very well. Dice che lui conosce molto bene la Campania. Allora, quali città ha visitato? Ah, beh, Napoli, Casoli, Casamatura, Alzano, Partite Caimana, eccetera. Ah, che presenti, che bello, che bei posti. Anche qui. Anche qua. Yes, of course, Avellino. Sì. West Avellino, East Avellino, Avellino Ovest, Avellino Est, Mercogliano. Mercogliano, sono un sacco di posti. Bravo, bravo, bravo. Come si chiama qua? Aspetta, dica. San Giacomo Ultra, come si chiama? San Potito. San Potito, sembra al Canada. Ha ragione. San Potito Ultra. San Potito. Esatto. Bellissimo. E cos'è che le piace di noi qui in Campania? Oh, ma the two used to listen to the music everywhere. Allora, tu hai notato che in Campania c'è questa usanza di ascoltare musica all'alto volume ovunque. Yeah, it's amazing. You're walking in the street. Ah, dice, tu vai qua da noi, cammini per le strade. Musica. Senti questa musica a tutto volume che fa. Oh, ma da dove che va a No!
nessun balletto. Qual balletto? No. No! Che buono! No! No! Sono di più! No! Basta! Fine! Signor... Credo che sia doveroso da parte... Ma ho fatto sì, davanti al pubblico! Davanti al pubblico l'ho fatto! Davanti al pubblico ho fatto sì, sì! Esatto! Ma è terribile! È una cosa squallida! Ma squallida, sì! Scusi tutti quanti, I'm sorry, perché adesso ricordo. We were talking about the modern singer. Si parlava di musica napoletana. Sì, e io ho pensato a Gigione. Ha collegato. E è successa una cosa strana. Cioè? Sono stato posseduto da Gigione. Sono andato in una specie di trance che ero convinto che ero Gigione. Che brutta esperienza. Ok. Terribile. Adesso I'm fine. E lei? Yeah, bene? I'm okay. Ok, I'm okay, perfetto, no? Sta benissimo. Okay? No? Perfetto, okay. È tornato in lui, bene. Ok. Ok, adesso basta con Gigione. No, sono Gigione. Esatto. I'm Mike Bublé. Allora, dicevamo, Bublé, guardi, è stato... Cosa sta succedendo? I don't remember anything. Non ricorda nulla. No, non c'è. Chi era questo signore? Dove sono? Non ricordo nulla. Bublé, Bublé. Lei ha salsa e pina. Salsa e pina. Uno. Ah, salsa e pina. Uno, due, tre. Salsa. Hanno fatto anche la canzone. Yeah, yeah, ok. Si ricorda? Sì, ok. Ma non ricordo cosa è accaduto negli ultimi minuti. Non si ricorda? No. Veramente non si ricorda quello che no, dice. No. Cioè lei non si ricorda che lei prima faceva poropopo. A Gigione. Come facevo io? Poropopo. Ah, si ricorda? Ma anche sì. Esatto. Si ricorda? I make a player, non sa pasqualino, please. One, two, three. Oh. I have comes. No. Non fate niente. L'ha fatto. No. L'ho visto. No. L'ho visto. Aha, comes. No! C'è la S nella parola, la parola è here comes. Comes. No! Che la faccio? Non dico la. No! Here I'm smile. Silva Petrar.